carissimi amici di cittadinovara.com, siamo qua in Piazza Martiri per la camminata Parruara. Cosa rappresenta per te questa camminata? È una tradizione. È una tradizione che faccio da tantissimi anni, questo è il 29° anno della camminata Parruara. È una tradizione per tutti noi novaresi. Fortunatamente oggi è una bella giornata, perciò ha spronato anche, penso, più persone. È divertente perché oltre a camminare ci si conosce, ci si confronta, e bello, molto bello. E faticoso? No, nessuna fatica perché ci si prepara prima. Ciao Barbara, grazie. Prego, ciao. Un commento su questa camminata? Beh, io sono passato di qui in bicicletta con la mia cagnolina in spalla, ma non è che ho partecipato alla camminata. Sicuramente tutte queste manifestazioni sportive sono importanti e utili per i giovani, per capire come crescere poi nella vita, e per i giovani e per quelli meno giovani, con l'obiettivo di prevenire le malattie cardiovascolari e l'ipertensione. Sicuramente sono cose molto utili, va viste sotto da quel punto di vista lì, non solo esclusivamente per la mera competizione, il primo, il secondo, il terzo, c'entra anche quello, però la cosa fondamentale che bisogna tenere presente è per i piccoli, per i giovani che crescano bene, e per gli adulti per la prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari e respiratorie. Un messaggio molto importante per una tradizione sempre viva novara. Sì, questo è molto importante, anche perché io vengo da quel mondo, ho coordinato il 118 per 20 anni, da quando l'abbiamo fondato, fino al 2015, quindi vedo l'importanza di queste manifestazioni. Chiaro che devono avere l'abilitazione, la visita, eccetera, eccetera, tutto quello che serve, perché anche andando piano fare 12 o 13 km è sempre comunque un impegno. Ragazzi, avete concluso questa camminata, com'è stata? Bellissima, bellissima. Bella. Vi siete divertiti? La giornata è stata bellissima. Meno male. Meno male che ha tenuto, perché se no, quanti chilometri? Da 6. L'anno scorso 12, quest'anno solamente 6. Solo 6 quest'anno. Va benissimo. Fortunati per quello. Guardiamo la medaglia. Hanno vinto anche la medaglia. Terzo anno di fila, ce la facciamo con la medaglia. Adesso andiamo a casa. Benissimo. Posto. Arrivederci. Ha partecipato anche lei alla camminata? Ho partecipato accompagnando un amico in bicicletta, però è una gara che avevo già fatto altre volte, che adesso un infortunio alla schiena mi ha, come dire, costretto a farlo in bicicletta, però è una gara bellissima da fare sempre. Una tradizione da mantenere viva? Sicuramente, guardi, lo faccio da tanti anni questo mestiere, diciamo, di podista, e quindi è una cosa bellissima. Mi dispiace, l'unica cosa è magari in questa città ci potrebbero essere, diciamo, dei percorsi forse chiusi al traffico, perché, diciamo, questa passione di questi, diciamo, di noi podisti dovrebbe essere in qualche maniera assecondata, incentivata. Esatto. Comunque io invito sempre a partecipare tutti, colori, voglia, e è una festa bellissima. Grazie mille. Prego. Buongiorno. Lei l'ha fatta la camminata per Novara? No, sono venuto a vedere com'è andata. Secondo lei com'è andata? No, mi hanno detto che è andata bene. Certo. Ci lamentano che c'erano pochi bambini, ma non saprei dire. Ecco. Anche il gruppo Scorpio nella protezione civile alla 29esima camminata per Novara. Ma noi sempre, quando chiedono il nostro intervento, noi ci organizziamo e ci siamo. Devo dire, bellissima giornata. Tanta gente, che è lo scopo principale della gara, e purtroppo qualche, diciamo, indisciplinato, per non dire altre cose. Come sempre. Purtroppo, però diciamo che io ho chiuso la 6 km, devo dire, zero problemi, anche i partecipanti disciplinati, marciapiede, eccetera, ripeto, penso che meglio di così non poteva andare. Per l'ennesima volta. Guardate qua la fatica. Ma infatti sei bello paonazzo. Sono paonazzo perché fa caldo e io ho fatto una fatica dell'accidente. Ma tu corri, sei uno che corre. Ma io corricchio, ho visto i risultati. C'è stato un ragazzo che mi ha passato e ha detto viva i coscritti. Gli ho detto ma non sembrerebbe, vista la velocità con cui tu stai andando e quella con cui sto andando io. Ma comunque corro un po', cerchiamo di tenerti un po' in forma. Bellissima manifestazione, organizzazione perfetta da parte dei Lions, dei vigili, di tutta la città, sempre bello, insomma, è un appuntamento che se posso non manco. 29esima edizione, insomma. 29esima edizione, io ne ho fatte
almeno 12-13, fin da bambino me ne ricordo, e è un grande classico. È un grazie veramente ai Lions che mantengono in vita questa manifestazione, questa tradizione, che è un pezzo di storia della nostra città. Bene Andrea, allora buona doccia e buona domenica. Grazie a voi, buona programmazione, buona giornata. Ciao Andrea. L'abbiamo fatta questa camminata per Noara o no? Sì, no, io non l'ho fatta perché io ho partecipato a organizzarla, ma l'anno scorso ero il presidente, quest'anno non sono più presidente io, ma comunque partecipo all'organizzazione. Bene, una bella giornata. Sì, è stata la pianificazione perfetta, giornata perfetta. L'affluenza è stata significativa, quindi siamo molto contenti. Abbiamo portato avanti la tradizione allora. Sì, certo, certo. E siamo alla 29esima edizione, contiamo di arrivare l'anno prossimo, ovviamente alla 30esima. Certo, grazie mille. È impegnato? È impegnato con tutta la dote. Qual è il suo ruolo oggi? Medagliere. Medagliere? Medagliere. 29esima edizione? Sì, molto bella. Fatta molto bene, devo dire. Tempo splendido, perciò meglio di così non si poteva pensare. Ma ti saluto per telefono che sono in televisione. Abbiamo appena finito di correre, stanchi, stanchissimi, però ne valsa veramente la pena. Bella, bella giornata, bella competizione, tante persone. Secondo me è una bella iniziativa per Novara. Volevo sapere, stavi parlando con me o lo stavi spiegando? Stavo spiegando a mio padre che cosa abbiamo fatto, ma ho colto l'occasione per parlare anche con te, così almeno abbiamo preso due piccioni con una fava. Allora andiamo insieme verso il traguardo. Andiamo insieme, allora, com'è andata? Gli ultimi, ma è sempre una soddisfazione. Ma è importante esserci. Eh certo, la partecipazione è quello che conta. Ben arrivata. Grazie. Ok, allora buon proseguimento e buon defaticamento. Grazie, buona giornata. Vai a farti 12 km e poi ti mangi, cioè. Bisogna integrare. Cos'è che stai mangiando? Biscotti di Novara. Allora, i biscotti di Novara sono permessi. Sì, sì. Dalla competizione. Il regolamento, penso anche dalla Federazione Antidoping Internazionale. L'hai fatto con la bambina, vero? No, lei no, mi ha aspettato sul traguardo. Beh, buona giornata. Buona giornata a te, ciao. Questa protezione civile sempre? Sempre in azione. Prima linea, servizio perfetto. Che altro? E uno mi è passato sui piedi con la bicicletta. Meno male che con la bicicletta e con la macchina. Però per fortuna che ho sulle scarpe antinfortunistiche, se no. Quanti waff hai preso oggi? Nessun waff. Nessun waff? Gente tranquilla, siamo stati tranquilli, abbastanza tranquilla. Un po' l'organizzazione. Direi che la parola chiave di oggi è tranquilla. Sì, tranquilla, ci sta molto bene proprio. Ci sta molto. Grazie. Prego. Michela, vieni qua, Michela, allora. Veterana, quanti anni di protezione civile? 20 anni. 20 anni di protezione civile, allora 29esima camminata Parnuara. Certo. La soddisfazione è tua? No, bene, 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 sono stati bravi, sono stati gentili, educati, sono stati bravi. I cittadini invece, questi ragazzacci? No, sono stati bravi anche loro, siamo tutti bravi noi. Grazie. Ciao. Allora, com'è andata oggi? Bene, bene, nessun, proprio un servizio tranquillissimo oggi. Evidentemente le persone hanno più educazione col passare del tempo. Vengono sensibilizzate al discorso che magari le strade possano essere chiuse per manifestazioni di questo tipo? Sì, a queste e altre manifestazioni penso che proprio ci sia la possibilità di sensibilizzare le persone anche un po' prima, in modo tale che non arrivano all'ultimo momento e dicono e adesso cosa facciamo? Okay. Bene, grande protezione civile, un grazie anche da parte di cittadinovara.com. Grazie a voi che siete sempre presenti. Questo gruppo come si è coordinato oggi? Sto gruppo qua oggi è responsabile, c'era il Dino e la Claudia, siamo trovati qua alle 8:30 per prendere ancora una buona volta per questa manifestazione il percorso per le postazioni e tutto per salvaguardare i corridori. Siamo trovati qua a disposizione, ognuno la sua radio, bandierina e poi via lungo il percorso. Ma questo gruppo Scorpio non ha bisogno di altri volontari?
Ah, sicuramente, più siamo e meno fatica si fa, e c'è sempre bisogno di persone che diano supporto con qualsiasi attività. I novaresi che vorrebbero, che decidessero di iscriversi al gruppo Scorpion per fare volontariato e fare protezione civile, che riferimenti diamo? Ma sicuramente sono ben accetti, possono venire a vedere la nostra realtà un venerdì sera, dove ci troviamo sempre tutti i venerdì seri nella nostra sede, per cui possono vedere la realtà, possono vedere filmati, anche applicazioni che si vedono anche nel nostro sito, dove si può vedere cosa facciamo. Il nostro sito è gruppo scorpio.com, per cui si può entrare nella nostra pagina, dovrei avere interventi come anche l'Aquila, da Amatrice siamo stati, anche io personalmente sono stato da Amatrice, siamo stati in Emilia, per cui tutti ben documentati sul nostro sito, si può vedere come agiamo in queste posizioni. E queste sono le cose di protezione civile, poi c'è il supporto alla città di Novara con manifestazioni, eventi speciali, dove sicuramente bisogna avere tante persone con tanto supporto, come oggi nel nostro caso eravamo in 19, abbiamo dovuto chiedere supporto anche altre associazioni di volontariato per coprire tutti gli incroci che erano necessari per questa manifestazione, che sono stati tantissimi. Domenica scorsa eravamo alla Gran Fondo, perciò anche lì un'altra bella gara impegnativa. E si fa volontariato? Si fa volontariato, ma molte volte, sai, sei qua a fare volontariato, ma molti automobilisti non capiscono e ci martellano. Oltretutto ci martellano con dei bei commenti e purtroppo andiamo così, sorvoliamo. Facciamo parte di una federazione, la FIR, che ci coinvolge proprio a livello nazionale. Per esempio due domeniche fa eravamo a Milano perché c'era una corsa internazionale, International Running, che partiva dal centro di Milano fino a Voghera, e lì, per cui abbiamo dato noi supporto ad altre persone dei nostri gruppi e abbiamo dovuto gestirci tutti così, per cui siamo ad ampio aspetto e in tanti posti, le persone sono sempre necessarie. Questa camminata per Novara, lei l'ha fatta? Sì, è la seconda volta che la faccio. Quanti chilometri? 6 chilometri, la prima volta ho fatto 12 chilometri l'anno scorso, quest'anno ho fatto 6 chilometri. Si è divertito? Sì, è una bella tradizione, sì. Buongiorno. Ha fatto la camminata per Novara? No, siamo in bicicletta con il bambino. È stata bella questa manifestazione? Bellissima, come sempre, ma devo dire che questo comune organizza sempre delle cose molto interessanti per vivere la città all'aria aperta. Arrivederci. Pausa acqua. Pausa acqua, certo. Dopo una dura fatica ci sta. Certo. Com'è stata questa camminata? È andata bene, anche con un po' di fatica, ma è andata. Quindi 12 chilometri? Quasi 13. Benissimo. E per voi? Bene, bene. Anche noi abbiamo fatto la corsa, camminata, e è andata bene. Sei anche tu qui alla camminata per Roma? Sì, perché ho sentito che c'è la festa di Fiore e io sono andata con mie amiche che fa un giretto. Certo. Ti è piaciuta questa manifestazione? Sì, a me piace. Sono andata ieri con mio figlio. Ho visto bella, bel fiore, anche la bella cosa. Sì, grazie. Grazie. Ma lui non ha corso, quindi non va. No, corso, c'è cioè. Allora, sai, sono sciupata. Distrutta, però è bello, è stato divertente. È stato molto divertente. Divertente. La rifacciamo, Davide. Poi col cane bellissimo, tutti quelli che hanno animali portatili, bellissimo. Ho capito, i bambini si sono divertiti? Tantissimo, tutti. Possiamo sapere anche noi? Certo, parlavamo di una cena di ieri sera, che siamo andati tutti a letto alle 2 e alle 6 eravamo qua puntuali. Lei conferma, signora? Confermo. Quindi, anche lei. Stava dicendo la verità questo signore? Assolutamente sì. C'eravamo perciò, tutti. Evidentemente ci fa bene andare a dormire tardi e alzarci presto. L'impegno del Lion Club in una manifestazione come questa? Sicuramente. L'impegno ci... Stiamo parlando della grande amicizia che c'è tra di noi. L'impegno del Lion Club in manifestazioni come queste? Sì, ci fa piacere, lo facciamo volentieri, sono cose importanti per noi, per la comunità, aiuta anche noi, non solo gli altri, aiuta tutti. Noi partiamo sempre scherzando, però poi arriviamo proprio al succo delle cose. Dobbiamo anche essere seri quando ci vuole, però lavorando ridendo è meglio che lavorando da arrabbiati, o sbaglio? Infatti, continuate pure, grazie. No, è un tranello.
mio marito lì che ha due occhi fuori dalle orbite perché dice: ma come, non dovevamo uscire a fare una passeggiata? Insieme alla professoressa Paola Turchelli a un evento meraviglioso come questo, siamo sicuri che le sue parole non mancheranno? Grazie, certamente, come ho già avuto modo di dire, una giornata splendida per la città, ancora una volta le forze del territorio che si riuniscono per sostenere la città, i momenti anche benefici, l'attenzione proprio anche alla vita salubre, no? Come in questo caso, ma penso soprattutto davvero che questo sia significativo perché sono le forze della città, come sempre quando ci si riunisce si ottengono dei risultati e si mandano anche dei messaggi positivi. No, non sono di qua, sono di Biella io. Sei di Biella? Sì. Ah, benissimo. Abbiamo saputo che c'era qui la festa, sono venuti a vedere il giro. E allora ci faccia un gran saluto a tutti i nostri utenti di Biella che ci seguono. Grazie, buon saluto a tutti da parte di Biella e un saluto a Novara. Bonjour. Bonjour. Ha visto che anche noi sappiamo il francese. Ok, c'è bon. Novara. Novara, sì. Visite? Ho visitato la villa. Et puis on sait pas ce qu'il y a comme manifestation là. C'est quoi comme la manifestation aujourd'hui? Marathon. C'est un marathon? Sì, una maratona. Ah, voilà, ah, voilà. Una maratona, Novara. Oui, nous on aime. Nous on aime. Oui, nous on aime. On arrive. Alors, on arrive dans la ville maintenant, donc on va visiter et on verra. Ben, je ne sais pas encore. On arrive, on va visiter, je vous le dirai ce... Oui, on est... Ah, siete arrivati oggi. Oui, je vous le dirai ce soir. Allora, benvenuti a Novara. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. L'hai finita? Sì, no, ancora. In realtà non sei ancora arrivato, dai, andiamo. Andiamo. Bravo, ben arrivato. In esclusiva la medaglia. Sì. È stata dura? No, l'ho fatto per stare insieme a mio papà. Bene, ciao. Grazie, ciao. Di cosa stavate discutendo? Del pranzo di oggi? No. Stiamo parlando di quello che dobbiamo fare domani. Ho capito, pianificazione della settimana. Sì. No, basta. Faccia fare. Com'è stata questa camminata? No, io non l'ho fatta, Non l'ha vista? No, non l'ho fatta. L'ha fatta lui la camminata. Gli ha detto una bugia. Non ho fatto camminate. Non l'ha fatta la camminata. È venuto qua a vedere, a curiosare. A vedere, sì. Ma l'avete presa la lettera che state proprio camminando o l'avete già fatta? Noi l'abbiamo già fatta, però la stiamo rifacendo, questo è il secondo giro. Per solidarietà. Eh sì, per forza, perché magari gli ultimi saranno i primi. Mi piace guardare, sono contento, è una bella manifestazione penso, e sono contento per tutti i partecipanti e spero che vada tutto bene. Un altro amico che si chiama? Giorgio, molto lieto. Insieme al signor Giorgio. Grazie. Ci fa un saluto agli amici cittadinovara.com. Molto, molto volentieri, auguri a tutti, buona giornata. Lei sta camminando? Sì. Per Nuara. Allora, cosa pensa lei di questa manifestazione? È bello perché vede tanto movimento per la città, che si è svegliato, si è ravvivata la città, no? Si è diventata più viva, più moderna, più... No, a me piace, c'è un po' di movimento che veramente piace tanto. Non ha pensato a partecipare anche lei? Ho quasi 80 anni. Ah, portati benissimo direi. Allora io penso che 11 e mezzo, a che ora si siederà a tavola oggi? A mezzogiorno. Mezzogiorno, pasta, eh? No, io vivo da solo. Ho già preparato tutto. Mangio tagliatella all'uovo con sgombero. Fantastico. Bicchiere di vino, un caffè e a pausa. Poi Pennichella. Poi chissà che venite dopo. È stato simpaticissimo, grazie. Anni fa le ho sempre fatte anche io queste manifestazioni qua. Però avevo 20 anni in meno rispetto adesso. Cioè lei le organizzava o lei ci partecipava? No, partecipavo, no? Le ho fatte tantissime di camminate per Novare, camminate tutti i baluardi, ne ho fatte tantissime, però adesso ormai gli anni sono più quelli di una volta. E quindi non le faccio più, però sono belle manifestazioni. Sì, sono belle manifestazioni, belle vedere gente, poi si revive la città, ma ce ne fosse questa manifestazione qua tutte le domeniche, a me non si vede sempre un Novara sempre mezza morta. Rivederla viva? Sì, vederla viva, ma non so, adesso questa qua non so da chi è stata organizzata, però ci vorrebbe proprio un assessore per queste cose qua,
che facesse, specialmente d'estate, organizzasse queste manifestazioni qua, che sia un evento così come la camminata o magari altri tipi di eventi, ma ce ne fossero. Quindi ci vuole un assessore. Sì, ci vuole. Secondo me sì, ci vuole. Perché proprio questa unione di questi giovani, portano allegria, perché i giovani portano allegria, non è che portano. E noi partecipiamo alla loro allegria. No. Ma io mi ricordo che 50 anni fa che sono qui a Novara. Da quanti anni qua a Novara? 50 anni. 50 anni. Eh? 50 anni? Sono venuto con la valigetta di cartone. Ma l'ha conservata questa valigetta di cartone? Ma no. Perché se l'ha conservata, giuro che la compro io. Però a me piace Novara. Mi piace, guarda, se uno mi direbbe a me, lascia Novara, vattene, non so, a Firenze, a Roma, dico no, io sto bene dove sto. Anche a paese mio, da paese dove sono. Io sono 30. Di dov'è lei? La provincia di Potenza. Però è morta mia madre 34 anni fa e non sono sceso più. Mi piace Novara, però vado all'estero in vacanza. Vado. Dove? Vercelli, Biella? No, vado fuori. Proprio lei. Dove va? Dora adesso ci dice dove va all'estero. Allora sono stato in Messico, in America, in Malesia, in Thailandia e ho girato un po'. E adesso sono 4-5 anni che vado in Thailandia e mi trovo bene. Cosa ci va a fare in Thailandia? Tutto! Dalla alla Z. È una vacanza culturale. Una vacanza culturale. Culturale? Ecco, tutto. Siamo innamorati della cultura thailandese. Massaggio, sauna, discoteca, sala da ballo. Tutto. Tutto, non ci manca niente, perché possiamo anche spendere. Dov'è il negozio? Facciamo un po' di pubblicità a questo negozio. Io ho un negozio in Corso Mazzine, quello è articolo militare. Ah! Quello è mio. Ho lavorato. Adesso. Però la verremo a trovare al negozio. Va benissimo, quando vuoi venire ci prendiamo il caffè. Porta pure l'operatrice. L'operatrice. Sì. Faccia un saluto all'operatrice. Ciao bella, ciao. Vabbè, comunque allora ci saluta i lettori di cittadinovara.com. Tanti saluti e tanti auguri e tanta manifestazione. Meglio di così che gli devo dire. Perfetto, da quanti anni qui a Novara? Da 50 anni. 50 anni, ricordiamolo. E sto benissimo. E non qui, adesso fra poco, devo andare a comprarmi alla ITOF, vado a comprarmi anche il posto dove mi devono mettere. Addirittura. Che sono da solo, che mi buttano lì. Loro pensano soltanto se lo zio c'ha qualche cosa, no? Solitamente mi buttano lì. Invece io vado lì, quanti 10.000 euro, mi raccomando, lascio per iscritto. Mi dovete fare questo. Meglio di così. Se viene qualche parente, si chiappano qualche acciappa. Novara è una città a misura d'uomo. Ma per me è fantastica. Anch'io sono 50 anni che sono qua a Novara. E non me ne andrei via per nessuna cosa al mondo. Perché facciamo un appello a tutti i novaresi di origine diversa da quella novarese, a non abbandonare Novara. Novaresi adottivi. State a Novara, perché una città più bella di Novara non c'è. C'è tutto, non manca niente. Non andate a Vercelli, non andate a Biella. No, ma per carità, io ho una figlia che vive a Milano e vado spesso a trovarla, no? E mi ha chiesto diverse volte, ma perché non vieni anche te a vivere a Milano? E io gli rispondo sempre, non vorrei Novara a Milano per tutto l'oro del mondo. Novara non la cambio per nessuna città, perché è a misura d'uomo. C'è tutto, non manca niente. Sono contentissimo, via. E poi c'è anche questo, che io ho pensato anche per la vecchiaia. Ho comprato la casa al centro, Palazzo Centro, 140 metri di casa. L'ho pagata allora quando le case valevano, è stato il miglior investimento della mia vita. Io esco di casa, di fronte al comune, vengo qui, trovo l'amico, prendiamo il caffè, vado a casa, il pranzo è già pronto. Meglio di così che vado a cercare. Ciao! Ciao! Tutto bene? È andato tutto bene? Perfetto! Fine servizio. Fine servizio per noi, gli altri sono ancora sul percorso al momento. Io sono già arrivato, ringrazio tutti i volontari che si sono dati un grande affare e basta. È stata una bella manifestazione. Bella, bella veramente, piacevole. Al momento non abbiamo reclami, staremo a vedere più avanti. Mi chiedevi perché cosa è, secondo te? Questo qui va tagliato. No, non va tagliata, questa la lasciamo. No, volevo sapere cosa stai facendo. Secondo te?
Oh, ti ho visto che ti barcamenavi, intervistavi le persone. Allora, 29esima camminata Parnoana. Sì. Allora, sicuramente è un evento che ormai è atteso tutto l'anno. La cosa più bella, lo dicevo anche stamattina, ero qua con l'assessore Paganini, vedere proprio le famiglie che vengono, i bambini contenti di questa iniziativa, ed è poi la cosa, diciamo, che sta alla base dello sport, perché lo sport è bellissimo per la competizione, per l'agonismo, però poi sono i valori che passano, che sono quelli più importanti, ed è anche una forma educativa, un modo per stare insieme, per vivere la città. Poi c'è la fortuna di una bellissima giornata oggi, fa veramente caldo, si sta bene, vedere le persone felici è veramente la cosa più bella che c'è. Poi guarda, ti dirò, anche ieri con l'assessore Perugini siamo andati alla festa delle famiglie, esco un po' fuori tema, al Parco delle Betulle, ed è veramente stato bello vedere le persone che vivevano il parco. L'assessore ha sottolineato 2 o 3 volte che finalmente il parco fa il parco, no? Perché siamo ormai abituati a vedere foto di degrado, panchine rotte, persone che si ubriacano nei parchetti abbandonati, invece quando poi noi riprendiamo gli spazi come oggi, come ieri, cambia tutto, vedi famiglie che fanno il picnic, vedi bambini contenti di correre, e questo forse è il senso per cambiare un po' la città. Io ho finito così. Mi stavo addormentando, spirati. Stiamo facendo da guide per una visita a Ampi, perché poco tempo fa è morto un partigiano che è stato molto importante per Novara, e visto che per commemorarlo familiari di altri partigiani sono venuti a Novara e gli stiamo facendo vedere appunto dei luoghi che sono stati importanti e che ricordano appunto i caduti che hanno combattuto appunto contro i fascisti. Vengono dal Cunese, dalla zona della Val Varaita, dove il comandante Bellini fu diciamo protagonista della lotta partigiana, quindi c'è una delegazione di più di 35 persone venuti appositamente per commemorare questa grande persona, ecco, quindi loro stanno facendo un giro per tutti i luoghi dove si ricorda la resistenza a Novara. Vi auguriamo un buon proseguimento. Grazie a voi. Ma è stata molto bella, molto partecipata. L'amministrazione ci tiene a far vivere la città anche in queste occasioni, e quindi direi che è la manifestazione più che riuscita. Una tradizione da portare avanti. Una tradizione da portare avanti, noi siamo molto attenti alle tradizioni della nostra città, e quindi la Camminata Parnoana ho cominciato io da bambino, e